bene, chi sta in campagna nulla spreca. Allora, questa è la radice del topinambur. Questo è lo stelo che va sopra, vedete com'è alto? E quindi praticamente questa, vedete, faccio un po' di cose e rimane questo buono per mettere, per accendere il fuoco. Cammino alla fine. Allora, mettiamo, questi sono quelli che ho tagliato. Tagliamo questo, con le gambe. Allora mettiamo qui, mettiamo qui, mettiamo qui, questo così, vabbè. Mettiamo questo altro qui, così, questo altro, questo altro, para para. Mettiamo gli ultimi, ma questi dovrebbe fare così, vabbè, più o meno, questi poi si mettono al coso, alla stufa, per riaccendere. Ah, per accendere il fuoco, sapete come si fa? Allora, accendo il fuoco, fa così, si ha il cammino della stufa. Devo lasciare sempre un po' di vuoto qui sotto, faccio vedere, mettiamo anche questo altro qua. Qui sopra ci si mettono i pezzi di legno un po' così, quindi man mano si fa una piccola fascina, si accende con pezzi di carta qua e il fuoco prende. Quando si accende il fuoco spesso non hanno legna asciutta, hanno la legna di spessore troppo grande, non prende. Ecco qui, pronto a servire. Allora, qui, praticamente, qui, ora, vedete, è una volta raccolto il topinambur, praticamente, ci sono rimasti questi, questo è tutto da raccogliere. Adesso vi faccio vedere come raccolgo questi qua e come faccio i zippi. I zippi significa tutti i pezzettini. Come questi qui buoni per accendere il fuoco, vero che se va via qualche centinaio di roba la pezzettina di legno la fanno pagare, sì che la fanno pagare,